Il panda rosso non merita l'estinzione. Che c'è? Non ve l'aspettavate? Ah, tanto lo so, mo arriva e si lamenta comunque. Gnè, barba scura, sei cambiato! Non sei più malvagio come un tempo! Gnè, gnè, gnè. Non direi, caro bimbo callo ciccio morfo capa di cerino già dato le fiamme e pertanto inutile. Quell'altro è un coglione rimane, ma il panda rosso no. Il panda rosso non ha fatto nulla di male. Cioè, è un coglione pure lui, capiamoci. Però, l'avete mai vista sta clip? Lui che esce, oh! Boh, si mette a fare sto balletto qua. Allora, ci possono essere diverse ragioni per cui ha fatto questa roba, ma principalmente. Uno, per giocare. Due, perché è un coglione, quella è sempre la ragione comunque. Tre, per spaventare chi? Il sasso in questo caso. Quattro, dietro al sasso ci sta un deodorante. Alto là il sudore. In effetti quando è spaventato, che si sente minacciato, lui si alza sulle zampe e fa oh! E si finge più grosso per incutere timore. Sto coso, così. Ma che cazzo fai che pari un orsacchiotto con la morbidente? Vuoi spaventare? Così, che è l'unica cosa di cui ho paura, di stringerti troppo forte tra le mie braccia. Va bene. Ma non confondiamo questo panda con quell'altro. Questo non c'ha le occhiaie nere, perché la natura non gli si è avventata contro a pugni uniti. E poi a dirla tutta non è manco un panda. Cioè lo è, però è complicato. Questo è uno dei più grandi furti di identità della storia. Più di quella volta che uno si è spacciato per me in televisione chiamandosi Diego Bollini. Signor Bollini? Purtroppo sì. Non l'avete riconosciuto? È Diego Bollini, no? Un travel blogger famosissimo, ha 1 milione di follower sui social, quasi. Ma chi è questo? Che vuole? Quindi da una parte abbiamo un panda serio, intimorente, glorioso, vabbè più o meno, e dall'altra un usurpatore, la monnezza, mangiatrice e mangiatori di bambù, bentornati e bentornate su Barbascura Extra, che come dice il nome è il canale extra, dove facciamo le cose extra, e soprattutto dove si parla di animali idioti che fanno scelte di vita idiote. Sì, comunque se ci pensate, generalmente di animali normali qua non se ne parla, perché di base... Sì, però prima di cominciare, un breve momento al nostro sponsor di oggi, altrimenti come possiamo finanziare gli esperimenti segreti per dimostrare che la Terra in realtà è una biglia ingoiata per sbaglio da un bambino gigante sputata fuori da una manovra di Elmrich? Vi starete chiedendo a questo punto cosa sia il sole? Beh, ovviamente la sigaretta accesa del padre. E ora vi chiederete cosa sia il buco nero? Lasciamo stare, parliamo dello sponsor. Oh, sta arrivando Natale, bisogna fare i regali. Panico! Vedi il panico. Perché ci sono regali belli, ma soprattutto ci sono regali brutti. E in genere sono quelli che finiamo per fare. Sono quelli che finisco per fare, hai capito? Anche tu, zia, hai capito? Lo so, non sai più che regalare. Però un qualcosa te lo devi inventare, perché in qualche modo, ho capito, devi pigliarla sta cosina, che altrimenti se la prendo. Ed è così che finisci per vergognarti come un verme, a giustificarti. Oh, io ti ho preso una cosina, ma proprio un pensierino, non è che... È una sciocchezza. Ecco, no. Quest'anno io ti prendo un pensierino ino e ci faccio pure un figurone. Perché guarda il caso, un pensierino ino è il nome di un albero di caffè che puoi regalare con Trido. O se preferisci puoi sempre regalare tutto quello che vuoi. O ancora puoi regalare una cavolata. O un niente. O regala meno disagio. Tiè, questo è perfetto per i membri della ciurma. O meno casi umani. Anche questo sì che è da regalare. Regalatelo a me. O una doppia tredicesima. Questo sì che è un regalo. Se non sapeste cosa sta succedendo, Tridom è un'azienda italiana con cui collaboro da anni e che ormai è una realtà consolidata in tutto il mondo. Che permette di regalare alberi che vengono affidati a progetti agroforestali in paesi in via di sviluppo, contribuendo alla sostenibilità non solo ambientale ma anche della popolazione locale. E io lo so perché ci sono andato a toccare con mano i loro progetti. Non ditemi che vi siete persi questa grande avventura, che comunque fa figo regalare meno disagio. E considerate che i messaggi associati all'albero possono essere personalizzati, e quelli che regalerò io ai miei amici sono pieni di insulti, perché ci vogliamo bene, capito? E quindi ci si insulta, è così che funziona. E pensateci, che figo è regalare un albero, che figurone ci fai! Tu che stai ricevendo questo regalo, hai permesso di piantare un albero, di farlo crescere, hai avuto un impatto su delle vite. Vi lascio tutti i link in descrizione e mi raccomando, quest'anno fate un regalo vero, per una volta. Ma come in un film dell'orrore, torniamo a parlare del panda. Del panda rosso. Sangue. Per 44 anni è stato lui l'unico panda esistente sulla Terra. L'unico! E nessuno che gli volesse male. Nessuno che facesse video tipo "I panda meritano l'estinzione". E poi è arrivato questo. Non si è capito perché qualcuno si è detto: sai che c'è? Chiamiamo pure lui panda! Il panda rosso è stato descritto e chiamato per la prima volta in questo modo dallo zoologo Frederick Cuvier. Era il 1825, un botto di anni fa. Per la cronaca, questo è il suo richiamo. Pare uno che ti ha visto fallire e ora sta ridendo di te. Però non gli riesce bene perché gli manca il fiato. Si chiama twittering e lo fanno principalmente le femmine durante l'accoppiamento. C'entra sempre l'amore, non so se avete capito. Comunque, quando ci sono io in mezzo c'entra l'amore. Ora lo sapete, prego. Comunque, ci stava lui. Per 44 anni se n'è stato tranquillo, lì per i fatti suoi, col suo nome intonso, così come la sua dignità. Poi nel 1869, in Occidente, caos. C'è stato il rebranding, capito? Se dicevi panda, tu pensavi
a lui, panda, capito? L'unico e solo è diventato. Perché? Perché questa cosa uccide? Tutto a posto? Ma che problemi c'è? In effetti non si conosce nemmeno l'origine del termine panda. Diverse fonti suggeriscono che derivi dalla parola nepalese ponja. O pogna, non so come si pronuncia. Nigalia pogna, infatti, si traduce come zampe di bambù. E insomma, ste zampogne bianco e nere iniziano ad essere conosciute in Occidente nel 1800 ed è subito colpo di fulmine, anche se il colpo andava dato tra capo e collo. E il panda rosso che doveva dire tutto ciò? Ma allora siete scemi! Con tutti i nomi che stavano dovete dare il mio! Chiamarlo come me! Non potevate chiamarlo, che ne so, Gino, Gennaro, Francosio! Guardatela, la merda, mentre si compiace del suo status, mentre sfida la nostra morale, mentre provoca il conflitto di classe in una nuova rivoluzione d'ottobre da portare in Piazza Rossa, mentre Ivan il Terribile primo attende la sua fine. Si chiamava Ivan il Terribile 32esimo. C'è da dire in realtà che il nome scientifico che gli è stato dato è Ailuropoda melanoleuca, che in greco antico significa letteralmente piede di gatto bianco e nero. Boh, è la stessa fantasia di uno degli sceneggiatori di un film DC. E insomma, tantissima confusione. Tu ti dirai a questo punto, sto nome da chi gli fu dato? Da un europeo che lo vide per la prima volta in natura e disse, ah, questo qua lo chiamiamo così? No. Gli fu dato nel 1669 da un missionario francese, Armand David, perché un cacciatore gli portò la sua pelle. Lui la vide e disse, ehi, vabbè, ma questo lo chiamiamo chiaramente Ailuropoda melanoleuca, scusami, guarda. Meno male che gli hanno portato la pelle, immagina se gli avessero portato le palle. Da quel momento il mondo cadde in rovina, perché se ne andarono tutti in fissa con sta merda. In particolare nel 1916, quando lo zoologo tedesco Hugo Weigel, Weigel, mannaggia la mia pronuncia, acquistò un cucciolo per mostrarlo a tutti, per far vedere, capito, in patria come fosse fatto, no? Come era da vivo. Solo che si accorse che la gente che lo guardava non era tipo ah, oh, oh. No, era tipo oh. E lui disse, mi sa che sto cucciolo scopa più di me. E iniziarono le foto, poi i video, OnlyFans, la conquista dell'internet, delle genti, del mondo. Ma non tutti. Qualcuno si oppose, qualcuno venne ostracizzato solo per dire la verità. Ed il resto è storia. Ma il dominio di quella mala bestia appare inarrestabile. Come per le vecchie glorie del cinema, le nuove generazioni iniziarono a dimenticarlo, soppiantando il suo ricordo con film del calibro di Giovannona Coscialunga. Ed eccolo, il nuovo modello di panda che avanza. È per sto coso che tutti pian piano hanno iniziato a dimenticare. A dimenticare il primo, vero, unico, reale panda. Il panda scemo, giusto per distinguerlo, lo sto chiamando col suo vero nome scientifico, così ci capiamo, venne chiamato panda gigante. Gigante. Mentre il panda non scemo venne chiamato panda rosso. Hai presente, no? Un po' come quando nel tuo gruppo ci sono due persone che si chiamano allo stesso modo, tipo due Francesco, allora per distinguerli li chiami con un epiteto diverso, no? Francesco 1, Francesco 2. O se hai fantasia, Francesco a collo, Francesco pelato. E tutti sono felici. Tranne loro. Loro no. Purtroppo queste ingiustizie capitano spesso. Una storia simile è avvenuta anche con i pinguini. Sì, perché inizialmente l'unico pinguino era questo. L'alca in penne. Un uccello del nord. Come cazzo gli è venuto agli esploratori che arrivarono al sud, videro questo uccello e dissero, ehi, ma questo è proprio un pinguino, sì! Come cazzo gli è venuto? Ah, sì, certo. Perché almeno questi due si somigliano. Questi due si somigliano. Allora lo capisci, capisci? Si somigliano, ci sta. Ma questi due, che cazzo c'entrano tra di loro? Uno è un procione comunista, l'altro è un gatto orso merda a scacchi immimetizzabile. Mo mi dovete dire cosa c'entrano? Ah sì, comunque per la cronaca, i due pinguini fanno parte di ordini proprio diversi. Si somigliano, ma solo da fuori, solo da fuori. L'interno è completamente diverso. Uno è pistacchio, l'altro è croccante. Però sta storia è girata bene al secondo arrivato, perché l'alca in penne si è estinta nel XIX secolo. E quindi... Ma qualcuno ha mai provato a fare delle indagini? Ah? Non è che Pinguino 2 abbia ucciso Pinguino 1 giusto per rimanere l'unico pinguino nei nostri cuori? Qualcuno ha indagato? Unico, vabbè, sono 18 specie. Ma non diciamoglio che sennò scoppia la guerra civile, meglio evitare. Ma chi se ne frega dei pinguini? Oggi sono qui per un altro motivo, sono qui per dire abbasta mo! Svincoliamo il panda rosso dalle colpe di questo impostore! Perché di solito si dice a occhio un esperto possono sembrare uguali. Beh, stavolta manco per il cazzo. Certo, entrambi mangiano il bambù e vabbè. Entrambi sono pigri come le merde e vabbè. Entrambi non fanno paura manco a Scooby-Doo e vabbè. Guarda questo qui. Bravo, mo sì che quella roccia non darà più fastidio a nessuno. L'hai messa al posto suo. Io mi sono cagato in mano anche solo a guardare. Pensa il sasso, pensa. Come cazzo ci è rimasto di sasso? L'ha proprio immobilizzato. Si è messo peggio di quella volta che gli hanno lanciato contro carta. Rimani immobile, compare. Magari ti lascia in pace. Sei comunque una roccia. Qualcuno gli dia dei minerali per riprendersi. Vabbè, sti due condividono diversi tratti tra di loro, ma fidatevi di me, non c'entrano niente. Quello che state vedendo può sembrare un piccolo indifeso coglioncello pigro e scansafatiche. Ed è proprio
proprio così. Però è un coglioncello saggio, perché sta vivendo his best life in petto a Cristo, spaparanzato, a dormire. Al massimo ti dedica un'occhiataccia, nah. Lui è il signor fottesega per eccellenza. Anche perché sono per lo più notturni. Sono dei pazzi, i signori della notte, delle tenebre, no? Con quella faccia. Che poi in pratica ho appena descritto il mio gatto. Pigro, per lo più notturno, chi è morto, signor fottesega. E ci sta, anche lui è carnivoro, anche lui ha il potenziale tenerello di sottomettere gli esseri umani alla sua volontà. Cosa che fa, con adorabile severità, ma la fa. Aspetta, ma scusa, ma hai detto che il panda rosso è un carnivoro? Ma non avevi detto che mangiava il bambù? Eccolo che torna, il terzo coglione a schermo. Corretto, bimboifido ricottello. I panda rossi sono carnivori ailuride, di cui loro sono gli unici rappresentanti viventi. Sulla loro dieta ora ci arriviamo, ma considerate che non è stato facile capire dove piazzarlo sto qua come classificazione. Insomma, pare un bambino vestito da procione lavato in lavatrice per sbaglio a 60 gradi con coperte rosse, quelle infami che macchiano tutto. Io ho preso a vestirmi così, così non devo più preoccuparmi. Se smacchia, migliora. Da studi sul DNA mitocondriale e nucleare sembra che stiano abbastanza vicini ai mustelidi, la famiglia di carnivori che racchiude lontre, donnole e tassi del male. Lo vedi? Il panda rosso c'entra col panda gigante almeno quanto una batteria di pentole in rame. Sti qua, sono ursidi, è proprio una cosa diversa. C'è da dire però che i due panda vivono entrambi in Asia e quindi questa omonomia potrebbe essere in realtà radicata nel razzismo occidentale. Tanto sono tutti uguali, cheat. Ma parliamo della dieta, che qui le cose si fanno strane. Proprio come il panda grosso è della sessualità nulla, quello rosso è ghiotto di bambù. Ma io vi avevo detto che il panda rosso era un carnivoro. E mo questo si mangia il bambù? Com'è possibile? Aspetta. No, perché pure l'altro panda tecnicamente è un carnivoro, no? Eppure mangia bambù. E qui la domanda è: ma che cazzo sta succedendo in Asia? Perché tutti quanti vogliono mangiare bambù? Questa insalata a forma di stecca da biliardo? Non lo so. Io ho provato a mangiarlo crudo il bambù e la consistenza è la stessa di un tavolo di faggio. Ora, ok, non è frollato. Però c'è da dire che il panda rosso almeno è di più ampie vedute, visto che mangia anche frutta, fiori, ghiande, uova, uccelli e piccoli mammiferi. A ben vedere quindi non ha perso proprio del tutto l'appetito per la bistecca. Una cosa figa che fa il panda rosso è afferrare il bambù agilmente con le zampe anteriori per poterseli sgranocchiare. Riescono a manipolare agilmente la canna grazie a una protrusione di ossa del polso che insieme formano quello che viene chiamato falso pollice. Aspetta, ma sta cosa succede anche nel panda gigante? Pure sta cosa c'hanno in comune. Ho capito che l'evoluzione convergente è una figata, ma manca così che inizio a insultare pesante pure questo. Sì, è convergenza evolutiva, vi ricordate? Non è la prima volta che ne parlo qui, ma ecco un breve reminder per i più distratti di voi. La convergenza evolutiva è un fenomeno per cui specie diverse, sotto pressioni evolutive simili, sviluppano, per selezione naturale, caratteristiche simili. In questo caso, l'orsacchiotto de Kiss è un presunto parente dei tassi del male. Ex carnivori si sono evoluti a una dieta di bambù ed hanno sviluppato pure un osso per impugnarlo e mangiarlo meglio. Contenti loro, che dobbiamo fare. Uno studio del 2017 ha fatto vedere che entrambi i panda possiedono modifiche simili ad alcuni geni dello sviluppo degli arti. Generazione dopo generazione, perché era più comoda per mangiare ed evidentemente quelli che lo avevano campavano meglio. Gli altri magari tutti lì accartocciati a mangiare, tutti umiliati e storti, capito? Non riuscivano a impugnare bene questo bambù e loro invece là che reggevano sto bong vegetale perfetto, proprio, capito? Seguendo il galateo. E lo stesso è successo con il gusto. Sì, con il gusto, perché, oh, se sei carnivoro, ti puoi sforzare quanto vuoi di mangiare bambù, ma se a te il bambù fa cagare, non riesci a mangiarlo comunque, dovresti sognarti una fiorentina al sangue di notte sbavando come una lumaca in astinenza. Se inizi a mangiare bambù con gusto, pure se, ricordiamolo, il tuo stomaco è quello di un carnivoro e non riesci a digerirlo sto bambù e di conseguenza ti tocca mangiarne un botto nel tentativo disperato di saziarti e caghi una montagna di roba indigesta, significa che qualcosa è successo a livello molecolare. Qualcosa di idiota, ma è successo. Uno studio del 2010 ci va molto vicino a dare una risposta. Entrambi i nostri panda, infatti, condividono una caratteristica, il gene recettore del gusto umami, che poi è il sapore della carne, quello che te la fa apprezzare. Ecco, è diventato uno pseudogene, ovvero nel replicarsi nel corso delle generazioni ha perso dei pezzettini ed è diventato inutile. La teoria più accreditata di conseguenza al momento è che negli antenati di questi animali il passaggio da una dieta onnivora a una principalmente erbivora potrebbe essere stato innescato proprio dalla perdita dell'unico recettore del gusto umami che avevano. Insomma, quando la carne ha perso sapore per loro e hanno iniziato a mangiare sto contorno come piatto principale. Tengo a sottolineare però che questo è un modo di vedere la cosa. Alcuni studiosi pensano l'esatto contrario, cioè che prima abbiano cambiato la loro dieta e dopo abbiano perso il gusto per la carne. In questa versione di conseguenza loro sono diventati vegetariani per scelta e dopo, capito, si sono sforzati di farselo piacere, hanno detto fa cagare inizialmente, però poi hanno detto ma in fondo non è così tanto male, quindi vabbè, io lo sto difendendo a sto coso, al panda rosso, ma se sei ritrovato nella stessa situazione alimentare di quell'altra merda, d'altro canto forse dovrei
andarci un po' più pesante con lui, no? E invece no, e sai perché? Perché questo panda rosso fa una cosa che l'altro non fa e che a me sta molto a cuore. C'ha voglia di scopare, c'ha voglia di intingere il biscottino, di asdrubalare, di aprire nuove piste, di ficcare il naso dappertutto. Hai capito, merda? Hai capito? Quello scopa, tu no. Per questo lui non merita di estinguersi. Questo qua non vuole scopare, e quindi che gli devi dire? Quell'altro no, quello ci dà, cioè, ci dà, beh. A sta merda gli hanno dovuto dare Viagra, far vedere film porno, strusciargli le fronde in culo, e niente, porco cane, niente, non vuole scopare, e lo estingui. Scusate. E a questo punto la domanda è ovvia, ma il panda rosso come fa? All'amore. I panda rossi si riproducono una volta all'anno, all'inizio dell'inverno, e se lo fanno una volta all'anno, già qua, rispetto all'altro idiota, hanno vinto. Che poi, se lo fai una volta all'anno, dovresti essere in uno stato di ienite acuta, con la potenza di getto di un idrante attaccato a una motopompa dei vigili del fuoco. Le femmine entrano in calore da 1 a 3 giorni a gennaio o febbraio. Se generalmente gli adulti sono schivi e se ne stanno per i cazzi loro tutto l'anno, quando in mezzo c'è la sdrubale lombare, non si capisce più niente, estraggono la spada dall'elsa e vanno in giro a pugnalare. Il corteggiamento è romanticissimo. Le femmine rilasciano un profumo tipo Versace tarocco del mercato per far capire ai maschi che stasera fuoco e fiamme e invogliarli a scendere a terra a pucciare. I maschi, d'altronde, lasciano letterine d'amore attraverso il loro profumo, urinando o strofinando la zona anogenitale sugli alberi, perché quando il desiderio è tanto, il cafone non può stare in silenzio. E poi succede. Sia i maschi che le femmine possono avere più incontri hot durante la singola stagione. Quindi non gli si può certo tacciare di pigrizia. A loro, hai capito? A loro! Qui è chiaro che uno dei due ha decisamente più voglia dell'altro. Però si apprezza molto il dinamismo. Ci sono più posizioni in questa scena che non in un intero porno amatoriale. Ci sarebbe però un'altra cosina in comune con il panda gigante, a dirla tutta. La loro conservazione è una chiavica. In particolare, il panda rosso è considerato in pericolo dall'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura. Però scopa, almeno. Cioè, lui scopa. Non mi sento di fargliene una colpa. Lui è la vittima qui, capito? Lui ci prova almeno. Uno studio recente stima che a livello globale rimangono meno di 10.000 individui. Fra i principali pericoli, che ve lo dico a fare, ci siamo noi, che li frammentiamo l'habitat manco fosse una cipolla per il soffritto. Fra il 2008 e il 2018, ad esempio, sono state confiscate 221 pelli dal governo nepalese, e nelle altre parti dell'Asia non è che vada meglio. Quindi, ricapitolando, lo chiamano panda, mangia bambù, è in pericolo d'estinzione, quando vuole incutere timore viene voglia di adottarlo, e il suo richiamo sembra la risata che precede un crollo nervoso. In generale, che vita di merda. Comunque vatti a nascondere, perché se ti becca la Disney è la fine. Ah, l'hanno già fatto. Ok, beh, perlomeno non ti hanno ammazzato la famiglia come quegli altri. Ebbene, anche oggi siamo arrivati al termine di questa pucciosa, morbidosa ed incredibilmente affettuosa puntata di... Oh mio Dio, che spavento! Ma volevi solo un abbraccio? Vieni qui, piccola roccia. E con questo video io vi annuncio ufficialmente la pausa per le vacanze. Che fate a Capodanno, ah? Io me ne vado in Guatemala. Per una volta che c'ho un piano, perfetto. Ci vediamo l'anno prossimo con tanti buoni propositi. Da gennaio ricominceremo a darci dentro, quindi occhio. E se vi manco, ricordatevi che ci vediamo in giro per l'Italia con gli spettacoli. E per il resto tante care cose a voi e famiglia. Che poi abbiamo dei bei piani, tipo cucinare una pizza su un vulcano. Non sto scherzando. Se non ci credete, guardate le storie che usciranno. E prima di andare, ricordiamo, io non odio il panda. Difendo i suoi interessi. Lui vuole estinguersi disperatamente. Facciamo il tifo per lui. Ogni anno si estinguono tantissime specie che noi reputiamo brutte, perché noi siamo degli specisti. Non ci frega niente se si estingue un artropode, un mollusco, un pesce, un uccello, un anfibio, un rettile, fotte cazzo. Però il panda no, il panda non può. Lui vuole estinguersi. Cioè, capì? Lui sta facendo di tutto per morire male. Pensa come la vive male Marco Cappato, sa storia. Lasciamo che il panda viva come ama. Mangiando, cagando, dormendo e morendo. Basta! Quindi mi raccomando, piantiamo tanti alberi, difendiamo il suo habitat, lasciamo che lui abbia tutto per sopravvivere, e se vuole continuare a morire, lasciamo che vada. Vai, amore, fai quel che senti. Io difenderò i tuoi interessi.